Delle emozioni sono fortissime perché siamo la prima nazionale ad accedere alle Olimpiadi. Abbiamo fatto una cosa molto grande e siamo felicissimi. Pronti ora ad andare da protagonisti a Buenos Aires. Sicuramente a Buenos Aires ci riprenderemo una rivincita con la Spagna che alla fine ci ha battuto per un soffio e avremo la nostra rivincita. Il beach handball è sicuramente un bellissimo sport. E per le nuove nazionali che si affacceranno a praticare il beach handball, di non prenderlo sotto gamba perché può dare molte soddisfazioni come sport, e noi ne siamo la prova che abbiamo raggiunto questo obiettivo. È un po' difficile tutto questo renderci conto perché per noi ragazzi è veramente una cosa stranissima trovarci adesso qua a 17 anni che andiamo a fare le Olimpiadi, è un pochino un sogno però molto, molto strano. E un ringraziamento che vogliamo fare a tutti quanti noi ragazzi, sono a tutte quante le persone della FIGECA che ci hanno creduto, a tutti i ragazzi in Italia che ci hanno creduto e alle persone che sono venute anche a vederci fino alle Mauritius per questi campionati del mondo. Una sensazione abbastanza forte, ancora non riesco a credere di aver realizzato questo sogno perché i giochi olimpici sono la massima ambizione per uno sportivo. E penso veramente che abbiamo fatto un buon lavoro, quindi ringrazio la federazione, ringrazio lo staff e ringrazio il mio allenatore Vincenzo. E ripeto, ancora non riesco a crederci e quindi sono molto emozionato.